Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Buongiorno carissimi amici, bentrovati. Preghiamo insieme rivolgendoci al Padre con le parole di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen. Ieri Gesù, rispondendo a uno scriba, ha detto qual è il primo dei comandamenti. E cioè il comandamento dell'amore a Dio, che prima di tutto è un amore da ricevere, e poi, quando sei pieno, puoi anche restituirlo. E questo comandamento va sempre in coppia col comandamento dell'amore al prossimo. Ecco, oggi Gesù è lui stesso che rivolge una domanda agli scribi, che dopo la risposta di ieri non avevano neanche più il coraggio di fare domande. Ecco, ascoltiamo allora dalla voce di Claudio. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo: Disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco, allora Gesù sta insegnando nel Tempio e fa una domanda che riguarda gli scribi. Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? E poi aggiunge, disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito, e qui cita il Salmo 110 di Davide. Disse il Signore al mio Signore. Ecco, è giusto dire che il Signore, quando viene nominato la prima volta, è Dio, mentre quando viene nominato come mio Signore la seconda volta, è il discendente di Davide. Quindi disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. È come una intronizzazione di questo Cristo, figlio di Davide, discendente di Davide, alla destra di Dio, laddove gli viene concessa la potenza di Dio e quindi il trionfo sui nemici. E continua Gesù, Davide stesso lo chiama Signore, cioè chiama il proprio discendente con il nome di Signore, che è il nome di Dio. Da dove risulta che è suo figlio? Ecco, la domanda è questa, com'è possibile mettere insieme queste due cose, che il Cristo, cioè il Messia, da una parte è discendente di Davide, diciamo secondo la carne, e dall'altra è Signore, cioè è Dio, è figlio di Dio. È il mistero dell'incarnazione. Com'è possibile mettere insieme l'umanità e la divinità? Non è che possiamo spiegarlo. Il figlio di Dio si è fatto carne.
nel grembo di Maria. E quindi il Figlio di Dio ha preso la nostra umanità e l'ha unita a sé. Chi può spiegare questa cosa? Ma io vorrei portare l'accento su una cosa molto particolare e concreta, l'ultimo anello della discendenza di Davide che ha portato a Gesù. Chi è? È Giuseppe. Giuseppe è veramente discendente di Davide? Gesù è veramente quindi discendente di Davide? Sappiamo che biologicamente Giuseppe non è il padre di Gesù. Però, in maniera vera, Gesù viene definito figlio di Davide. Com'è possibile questo? È possibile per l'amore e l'obbedienza di Giuseppe. Gesù può essere chiamato a ragione e in verità figlio di Davide perché a ragione e in verità è figlio di Giuseppe per l'amore e l'obbedienza di Giuseppe. Ecco, Giuseppe ha fatto dono della sua vita a Dio e ha voluto viverla proprio nell'amore verso Dio, con tutte le sue forze, con tutta la sua mente, il suo cuore, la sua anima. Ma allo stesso tempo ha amato anche Maria, come se stesso. E in questo modo il figlio di Dio è diventato figlio di Giuseppe. Quindi quell'amore di cui si parlava ieri, che è Dio stesso, addirittura diventa figlio dell'uomo. È un mistero grande questo, che grazie all'obbedienza, all'amore, all'umiltà, alla semplicità di Giuseppe, ecco, è reso disponibile anche a noi. Lasciamoci condurre proprio da Giuseppe in questo mistero. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono. Soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola, amore e misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia, fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, per intercessione della Mamma Celeste di San Giuseppe, ti benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Ecco, allora, prima, quando ci siamo trovati questa mattina, noi tre, 20 minuti prima della diretta, ci siamo posti subito cosa diremo questa mattina. Un Vangelo, abbiamo detto subito, complicato, che umanamente non era facile da spiegare, da capire e da vivere. Poi Don Massimo ha chiesto l'aiuto allo Spirito Santo, come tutte le mattine, e un po' alla volta è uscito quello che poi adesso abbiamo sentito in diretta. Ma la chiave di tutto però è un Gesù che sembrerebbe che non riveli se stesso, non dica io sono Gesù lì nel Tempio, ma riveli una cosa molto più potente ancora. Dice, se voi riuscite ad amare e ad amare le persone, gli altri, il vostro vicino, a sentire la paternità, la fratellanza verso un amico, un fratello, una persona che è davanti a voi, voi potete
fare proprio come Giuseppe ha fatto con me, che è diventato mio padre, non mio padre biologico, ma mi ha dato il suo amore. Praticamente l'amore di Giuseppe fa sì che Gesù cresca con Maria e Gesù diventa anche Gesù umanamente, dà tutto quello che dà per questo amore acquisito da suo papà, che non è un papà biologico, ma lo ama. Quindi ci verrebbe da dire quante cose cambierebbero. E quante cose sono cambiate nella nostra vita quando siamo riusciti di fronte a una situazione difficile, magari un bambino non riconosciuto dal papà, oppure che ha un bisogno di un'assistenza, oppure di un malato che è abbandonato da tutti, riuscire praticamente a essere proprio come Gesù è con noi. Essere con questa persona. Chi ha provato questa esperienza ha provato una cosa veramente grande. E chi non l'ha provata, se lo fa, riceve molto di più di quello che dà. Ecco, a me questo Vangelo dà questo. Buona giornata a tutti. Grazie Claudio. Mi viene da pensare che questo Vangelo sia un Vangelo per esperti, per teologi, eccetera, eccetera, però penso che in fondo di questo Vangelo è che alla fine noi adulti, ci sono tanti ragazzi, possono essere benissimo, anche se uno non ha concepito un figlio, anche i ragazzi, i giovani potrebbero essere benissimo nostri figli, cioè, e forse un po' prendersi cura dei ragazzi, ecco, in un certo senso non col proprio essere, perché alla fine Giuseppe non era stato il papà biologico, ma è stato un papà introdotto in un certo senso. Quindi viviamo in una società che possiamo essere padri, madri, nello stesso tempo, anche se non abbiamo concepito biologicamente. Ecco, buona giornata a tutti. Grazie Carlo. Ecco allora questa domanda, da dove risulta che è suo figlio, cioè che il Cristo è figlio di Davide? Dall'amore di Giuseppe. Risulta che Gesù, che il Cristo, è figlio di Giuseppe, figlio di Davide. Dall'amore. L'amore ti fa diventare padre e fa diventare le persone figli, figlie. Ecco, Gesù stesso dirà chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, chi ascolta e mette in pratica la parola del Padre mio. Questi è per me fratello, sorella e madre. Che mistero, Dio che si fa così, così piccolo da diventare figlio. È un mistero solo dell'amore. E vi auguro una buona giornata e a domani.